questa rinascita che tutti noi ci auguriamo che ci sia, è che i collegamenti in questo paese possono migliorare, peggiorare non possono ovviamente, migliorare devono, è un obbligo, quindi con qualche infrastruttura che renda tutto più, un pochino più agevole. E dunque, io cominciavo da questo, con ci diamo del tu, ci diamo del lei, posso dire tu, ci diamo del tu. Cominciamo con questo. Allora, il Parlamento è chiuso, l'avete chiuso stamattina, ieri pomeriggio, e però c'è un ingorgo, il Parlamento chiude, il Paese non chiude, per fortuna, il Paese cerca di andare avanti, e c'è un ingorgo di provvedimenti e di scadenze che saranno tutte a settembre. Non potevate continuare a lavorare, perché questo mese, magari una settimana libera, non so, perché a settembre a spanne, vado a spanne, ci saranno, parte il voto sulle regionali, e anche il referendum, dopo ne parleremo, però c'è tutta una serie di provvedimenti che devono andare a dama. C'è questo benedetto piano europeo con una serie di progetti assolutamente che dovranno essere dettagliati, operativi, esecutivi, che dovremo consegnare in Europa entro il 15 ottobre, altrimenti dei 209 miliardi non ne vedremo mezzo. E poi ci sono tutti i nodi della giustizia che sono stati rinviati, quelli della sicurezza, la legge elettorale, insomma un sacco di cose. Perché avete chiuso? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, scusate l'intrusione, ma mi dovrete accontentare per un pochino di me, visto che Matteo è più in ritardo del solito, ma insomma lo aspettiamo con gioia. Io e Claudia ci diamo di più perché in realtà condividiamo questi momenti nel cortile della Camera, quindi queste giornate sempre molto vivaci e imprevedibili dei lavori della Camera, ma anche del Senato. Abbiamo chiuso, sì, da una parte penso riposare anche la mente, fa bene anche ai parlamentari ogni tanto, perché bisogna un po' riprendere. Negli ultimi mesi in effetti avete lavorato. Abbiamo lavorato tanto, anche durante il periodo proprio più, diciamo, più, ecco, dell'emergenza. C'è chi, per esempio, come me, è rimasto sempre a Roma e quindi abbiamo garantito la presenza in aula, non è stato facile, e i provvedimenti sono tanti, molti sono quelli che si sono concentrati sull'emergenza, e insomma lo avete visto, c'è stata ultimamente una proroga, per fortuna, insomma, ad ottobre, non oltre come si poteva immaginare. Noi in realtà avevamo chiesto di poter lavorare anche ad agosto, proprio per dare indicazioni, quindi immaginare dove e come indirizzare queste importanti risorse che arriveranno poi dall'Europa, perché spenderle bene è fondamentale, al di là di spenderle bene, quindi cominciare ad organizzare le idee che a volte sembrano un po' confuse, leggerete forse, no, giornali e televisioni, effettivamente i lavori sono sempre piuttosto convulsi ogni tanto. Abbiamo avuto giornate complicate, anche insomma, il rinnovo delle commissioni, è una maggioranza che è sempre un po' vivace, mettiamola così, non sempre è facile mettere insieme le diverse idee, però noi per esempio cerchiamo anche poi sui temi di giustizia, come possiamo arrivare, giustizia riguarda tutto. E non soltanto, cerchiamo sempre un po' di dare naturalmente il nostro contributo, di poter indirizzare al meglio queste idee, quindi di così a volte, ecco, dare una giusta direzione anche appunto ai provvedimenti e appunto alle scelte. Sì, però la sensazione, scusa se ti ma interrompo. Il Senato lavorerà comunque, so che i senatori un po' lavoreranno. Il Senato lavorerà un giorno, un'ora per incardinare un provvedimento, sono andati più ne avuti. Sembrava di più. No, devono incardinare perché c'è semplificazione, sì, come sapete sì. È una procedura che richiede. E poi c'è anche adesso il DL agosto, anche lì contiene delle adesso misure. Adesso ci arriviamo, che non si sa. Il Consiglio dei Ministri era convocato per l'una, sì, lo stanno rinviando, è un decreto molto importante, ma adesso ci arriviamo. Sì. Io volevo chiederti, visto che tu sei avvocato e segui soprattutto le cose di giustizia, e in questo paese c'è un problema enorme di giustizia, penale, civile, di strutture e di tempi, perché come sappiamo c'è il fatto che noi abbiamo una giustizia così lenta, in Cile è stato calcolato più o meno per un punto di PIL, quindi siamo intorno ai 17-18 miliardi. Se noi avessimo una giustizia efficace come in altri paesi e si intende sui tempi, sarebbe molto più facile forse anche investire in questo paese, sarebbe più, come dire, più, sarebbe un paese più invitante anche per gli investitori. Però tutto fermo. Allora, la prescrizione, siamo rimasti alla prescrizione di Bonafede, del ministro Bonafede, che è una prescrizione
costruzione è finita, su cui è morta. Voi avete fatto battaglie omeriche, diciamo, però poi non se ne sa più niente. Il processo penale deve essere riformato, fermo, quello civile riformato, fermo. Che pensate di fare, quando soprattutto? Allora, la giustizia si è fermata, tra virgolette, cioè il tema prescrizione è stato poi diciamo invaso da appunto il Covid, quindi diciamo è morta la prescrizione, è arrivato il virus, io dico, no? Non sarà quasi un caso. Vediamo, in realtà noi continuiamo a chiedere al Ministro, per esempio, di realizzare questo tavolo tecnico, questo comitato di lavoro sul monitoraggio, ma non soltanto della prescrizione, ma in generale un po' dei tempi della giustizia. Ci ha detto che lo avrebbe fatto attraverso una presenza di tecnici, ma noi vorremmo anche comunque politici, perché giustamente poi se è un tavolo dal quale devono uscire delle proposte, è anche giusto che i referenti politici possano prenderne atto e possano valutarli. Vediamo, stiamo ancora aspettando. Settembre sarà un mese di ingorgo anche per la giustizia. Abbiamo visto in questi mesi in realtà che la giustizia ha risentito fortissimo del Covid, e quindi l'attività è stata sospesa, i processi di fatto sono stati sospesi, penali e civili. Pensiamo, noi parliamo spesso di giustizia penale, ma anche la giustizia civile in realtà è un grande indotto, no? di crediti, quindi di liquidità per le imprese, ma anche per i singoli, quindi per chi deve usufruire naturalmente del servizio giustizia. C'è stato tutto il tema, quindi è stato molto impegnativo, tutto il tema delle famose scarcerazioni dei boss, quindi siamo stati molto impegnati un po' a parare alcuni danni qua e là, con provvedimenti che non so quanto possano essere poi anche sostenibili. Vediamo adesso che iniziano ad esserci le prime pronunce di costituzionalità, quindi vedremo. Sicuramente settembre-ottobre sarà come sempre. Sì, però penso di interpretare un po' il pensiero delle persone qui, che ringraziamo di essere qua. Se faccio una domanda semplice, che è questa: in media negli altri paesi europei un processo penale in tutti i suoi gradi impegna 2-3 anni, ed è una certezza, questa è una certezza per tutti, per l'imputato, per la vittima, per la parte lesa, per gli avvocati e per la macchina della giustizia. Un processo civile più o meno idem. Vabbè, però insomma, diciamo, c'è un termine, c'è un lasso di tempo che non viene sforato, su cui ognuno di noi che ha a che fare appunto con la giustizia si può rapportare, può fare due conti. In questo paese qual è il termine di durata di un processo? A cosa puntate voi? Cioè, come il Partito Italiano, a cosa punta? In quel famoso tavolo di cui stavi parlando, qual è il tempo giusto di voi per un processo penale e civile? Ma allora, innanzitutto dobbiamo partire da questa proposta di riforma che ha presentato il ministro Bonafede. Ricordiamo, noi in Consiglio dei Ministri non l'avevamo sostenuta perché c'era dentro il tema della prescrizione, quindi per noi era una dirimente, e sicuramente abrogare la prescrizione, ma soprattutto eliminarla dopo il primo grado di giudizio, non risolve il problema, perché la maggior parte dei reati, sappiamo, ci dicono le statistiche, si prescrivono prima addirittura della fase delle indagini preliminari, quindi è lì che bisogna andare sicuramente a incidere, non certo dopo, e non ha proprio senso neanche di esistere come proposta. E quindi vediamo, ora si è incardinato in commissione, ma insomma sarà una riforma che andrà lavorata. In realtà è stata, ha fatto di nuovo un passaggio con i penalisti, ma anche con l'Associazione Nazionale Magistrati, che l'hanno bocciata senza appello, e quindi vedremo, sarà. Ma dobbiamo essere ottimisti stavolta, perché io ho 25 anni, faccio questo mestiere, e più o meno ogni legislatura arriva il tema lunghezza dei processi, adesso li sforbiciamo, però siamo sempre qui a parlare. Dobbiamo essere ottimisti per una volta, o noi cercheremo di dare il nostro contributo naturalmente in commissione, quindi è questo quello che possiamo fare attraverso gli esperti, cercando anche insomma di, speriamo, avere un po' di sponda anche dalle altre forze di maggioranza, non dico il Movimento 5 Stelle, però anche lì magari anche no, perché sono abbastanza critici loro, non va tutto bene sempre per loro, diciamo. Quindi vediamo, ma sicuramente ci sono molte cose in realtà da modificare, da aggiustare. Credo che il vero tema, cioè, si debba partire sempre dall'inizio, cioè
il malfunzionamento della giustizia, dell'apparato giustizia, dipende anche inizialmente da un organico che è insufficiente e quindi anche da dotazioni, per esempio, che sono insufficienti. Adesso si vuole tanto promuovere questo processo a distanza, ma se poi anche il famoso smart working durante il Covid in realtà ha dimostrato che la giustizia non ha lavorato, cioè sono stati celebrati il 25% dei processi, quindi evidentemente sono soluzioni che non sono sostenibili innanzitutto perché manca tutto, diciamo, la parte che deve venire prima, quindi dell'organico ma anche delle dotazioni. Quindi più che immaginare chissà quali scenari incredibili, forse io che ho anche lavorato naturalmente in tribunale so che bisogna partire dall'inizio, quindi non dalla punta ma dall'inizio. Allora se bisogna partire dall'inizio, mi viene in mente una domanda che questa penso. In Italia noi abbiamo qualcosa come 200.000 leggi, cioè abbiamo un corpo di legge in Italia più di 200.000. La Francia e la Germania si aggirano tra le 4.000 e le 7.000. Allora, forse il cominciare dall'inizio bisogna cominciare da lì, uno snellimento di tutte queste norme, è all'ordine del giorno questa ipotesi? Non mi pare, nel senso che noi abbiamo un ministro, abbiamo anche, diciamo, salvato Alfonso, che oggi mi ha anche chiamato tra l'altro. Cosa vi siete detti? Ci siamo detti Gossi, non c'è nessun Gossi, però no, mi ha parlato della riforma del CSM che ho seguito, naturalmente l'ho punzecchiato su un punto, credo abbia capito che, e credo lo abbia tolto un punto che non CSM adesso che diciamo, i lavori anche per me è abbastanza, diciamo, sono andata come sempre io per amore di lavoro, sì, faccio. E quindi abbiamo questo ministro, io gli ho detto a buona fede basta con questa legislazione penale compulsiva, ecco, non lo so se ha recepito, non e lo qui so ogni volta che c'è un provvedimento arriva subito che cosa? Un reato nuovo. Guarda, il grande male un po' della giustizia italiana, un po' di questo populismo di cui noi sempre parliamo è anche affezionarsi in modo negativo però a singoli casi che risultano eclatanti, no? Ma anche rispetto alla cronaca, quindi alla televisione, in qualche modo muovono questa emotività, questi sentimenti, e intorno a quei singoli casi costruire delle proposte di legge che non trovano però una sistemazione accordata. Questo è profondamente sbagliato anche nei confronti delle famose, diciamo, persone offese in nome delle quali si vuole sempre agire. Ma bisognerebbe invece partire dal presupposto che chi subisce un reato non può interloquire rispetto all'entità della pena. Ecco, questo andrebbe spiegato anche per amore di verità, e io credo che questo aiuterebbe invece una persona che ha sofferto a elaborare in modo più pacifico quello che le è accaduto. Ma ci vuole però prendere 200.000 leggi, snellirne, farne un corpo un pochino più ridotto, tipo 10.000, no? Basterebbe non aggiungerne una ogni ma 200.000 sono tanti. Sono tanti. Io credo anche, per esempio, tornando qui si ferma tutto in questo, 200.000 leggi, sono troppe. Sì, anche perché finisce un attimo, non è vero, non c'è volentieri, esatto. Io penso anche che poi le risorse che arriveranno dall'Europa sarà giusto utilizzarle anche sul tema della giustizia, dell'edilizia, per esempio giudiziaria, anche questo è un altro tema importante, anche nel DL semplificazioni c'è una parte per esempio su questo, sulla materia di giustizia. Quindi insomma in realtà le idee ce ne sono tante, bisogna avere la possibilità anche di poterle proporre e realizzare. Prego. Abbiamo subito la risposta, non si preoccupi. Diciamo che se il processo è 20 anni, sì. Si fa il processo, la prima cosa che si fa, cos'è? Si rinvia, il 99% viene rinviato. Sono d'accordo. Allora, con lei. Voglio capire perché questo? Perché quante ore fanno i giudici? Perché le ore di lavoro sono tribunali dei giudici? Tutto voglio sapere, sì, perché questa gente qui, io secondo me sono diverse volte ho avuto questa impressione di essere preso per il culo di questa gente. Allora, rispondo ovviamente l'avvocato parlamentare. Nella mia esperienza di giornalista le posso dire che ho fatto tantissima cronaca giudiziaria, le responsabilità sono un po' diffuse perché comunque c'è una regola, causa che pende, causa che rende per tutti, e
quindi è vero, allora i magistrati forse avranno la loro, gli avvocati in parte ci mettono del loro, l'imputato talvolta ha interesse perché c'è la prescrizione, ovviamente, e adesso la prescrizione non c'è più, è finita, quindi quel, però è un problema per si prescrivono in termini di diritti, è un problema opposto, no? Si prende un opposto, però prego. No, io penso che la risposta non possa essere una soltanto, cioè sono diversi fattori, ci può essere per esempio anche l'errore umano, a volte ci può essere, quindi di un magistrato che magari non individua anche esattamente per esempio il capo di imputazione, quindi in realtà le motivazioni possono essere diverse, sicuramente un carico di lavoro, quindi dicevamo prima, un organico insufficiente, sono tante le motivazioni. Sono tante, perché un processo, un procedimento è composto di... Però si fa la ragione, ora non voglio fare tutto il dibattito sulla stessa, però tutti abbiamo ragione. Tutti abbiamo ragione, ci sono processi che vanno avanti tranquillamente, dipende anche secondo me per esempio da come vengono fatte le indagini, ad esempio, cioè più un'indagine è fatta in modo puntuale e in modo approfondito e più un processo può andare liscio. Cioè, alla fine sono tante le motivazioni, perché la giustizia è una macchina molto complessa che ha sia parte umana ma anche una parte più materiale, quindi io questo è un tema molto sentito, se posso permettermi vi suggerisco di prenderlo molto a cuore, perché se uno finisce per qualche motivo in un processo sai quando cominci forse e non sai quando esci, e questo francamente non è da paese civile, diciamo così. Lo dirò a Fofò. A Fofò. DJ Fofò. Ogni tanto mi urla, però va bene. No, a parlare con te. Penso di lo fa lui. Oh no, c'è un'altra cosa che mi interessava sentire. Questa è una regione che andrà al voto il 20 di settembre. E immagino che sarete tutti, come dire, curiosi, interessati a capire quello che succederà, però il 20 di settembre ci sarà anche un referendum, presumo che lo sappiate tutti che ci sarà un referendum dove bisogna un referendum confermativo, si va lì, si deve dire se vogliamo, se siamo d'accordo sul taglio dei parlamentari. Taglio dei parlamentari, cioè vengono un terzo, vengono tagliati. Allora io faccio questa domanda al partito il cui leader è stato tra i primi a dire la macchina della politica è una di quelle che va snellita, va semplificata, ci sono magari delle persone che non fanno niente, non voglio entrare nel discorso della casta perché io personalmente lo odio, perché ognuno ha le sue caste, quindi poi dipende uno come fa, però quello che volevo chiedere a lei innanzitutto se voterà, cioè ovviamente voterà sì o no? Perché su questo sarà il tormentone dei prossimi giorni, ve lo dico, chi avrà voglia di leggere i giornali, di seguire un po' i dibattiti televisivi, il referendum sarà il tormentone, perché si sta creando, ci stanno arrivando molti dubbi, perché questo taglio così, tu, forbici e tagliati, crea, anche secondo il PD, un allarme democratico. Quindi che cosa farete? Allora, questa è... Un conto è proporre una riforma costituzionale che sia più ampia, come si era tentato nel 2016, era una riforma che sicuramente poteva essere perfettibile, ma almeno aveva un ragionamento complessivo. Credo che il vero ritardo in realtà sia sempre in questo bicameralismo, noi lo vediamo, poi alla fine si riduce sempre in monocameralismo, perché poi non ci sono i tempi adeguati, quindi un provvedimento che arriva alla Camera, poi arriva al Senato, bloccato, e quindi questo credo che sia il vero male. Questa proposta di riforma con i tagli dei parlamentari è venuta inizio legislatura con una maggioranza diversa, lo ricordiamo, all'ultimo voto c'è una nuova maggioranza, tutti noi abbiamo votato sì, ma bisogna dire che al di là del messaggio populista e quindi cioè, tu parlamentare sei il primo a dire che sei inutile, sei inutile, che sei incapace, che sei uno spreco, che sei un peso per la macchina. È stato un po' surreale quel volo, me lo ricordo, era l'8 ottobre 2019, è stato tante cose, surreale. Tante cose sono state e sono difficili, ma la vita parlamentare è fatta anche di questo, quindi
di scelte difficili, complicate e di compromessi per tenere insieme, per dare comunque più possibile stabilità al paese, quello di cui ha bisogno. Quindi un taglio così, in realtà, al di là appunto del messaggio che è abbastanza surreale, cioè tu quindi parli di te stesso, in realtà ricordiamoci che noi viviamo in una democrazia parlamentare, quindi con la rappresentanza. La rappresentanza parlamentare è fondamentale, quindi su quello si basa la nostra democrazia. Ma poi ha ripercussioni anche proprio sul piano del lavoro, dell'organizzazione, perché tagliando così in modo orizzontale sostanzialmente un tot numero di parlamentari, poi ne risente tutto il lavoro dentro il Parlamento. Saremo molti meno nelle commissioni, saremo molti meno a poterci occupare dei vari temi, ma anche a rappresentare il territorio, che diventerà molto più grande. Già è difficile così, perché non è facile il radicamento nel territorio, che è fondamentale. Quindi è una, insomma, una riforma pensata per dare un messaggio che poi, come sempre, ha un, diciamo, tornaconto che è molto più alto, ecco, si paga un prezzo più alto. Ma ci potrebbe essere una sorpresa, perché molti danno per scontato la vittoria del sì, quindi saranno tagliati i parlamentari, via, evviva, ha vinto forse l'antipolitica. Si dà per scontato, perché però forse si parla, sta parlando poco, credo che pochi abbiano avuto modo e tempo, ognuno di noi ha fatto durante le giornate, di approfondire cosa significa questo taglio, ripeto, così, tipo le forbici. Un conto è un contesto di riforma costituzionale che quindi va a bilanciare quel taglio con altri contrappesi, un conto è prendere un paio di forbici a tagliare e buttare, come dire, la boa a mare, no? È molto diverso. Farete informazione in questo tempo che rimane, perché c'è poca informazione, se ne parla poco. Sì, è passato un po' credo non sappiano. È passato un po' al secondo piano, vedremo adesso, vedremo. No, cioè vedremo, in politica è in maniera molto elegante, vedremo, né sì né no. Oh, e un'altra. Prego. Sì, no, se volete, tanto stiamo aspettando la mossa del cavallo. Quindi intanto che aspettiamo la mossa del cavallo, magari lui dirà che cosa. Ho una serie di domande, se non arriva, secondo me lo fa apposta per non rispondere. Ma comunque che è un referendum senza quorum, è la prima volta senza quorum. Senza quorum. Perché è un referendum confermativo, anche questo è importantissimo. Hanno dovuto fare l'election day, quindi mettere insieme il voto delle regionali con questo referendum, quindi approfittando, scusate se uso un termine che è un po', come dire, contiene già un giudizio, chiedo scusa, chiedo venia su questo, però pensando così, tutti quelli che andranno a votare per le regionali prenderanno anche la scheda del referendum. Dopodiché si può prendere la scheda del consiglio alla bianca, si può mettere un sì, si può mettere un no. Attenzione bene, il sì e il no cosa significa. In questo caso è semplice, perché no vuol dire che non volete il taglio, sì vuol dire che lo volete. E il referendum confermativo non ha bisogno di quorum, quindi anche se votano 1000 persone vale. Quindi a maggior ragione è ancora più offensivo, secondo me, per l'individuo, per il cittadino, perché insomma, queste cose vanno sapute, e dopo uno si ritrova il dopo e dice no, io non avevo capito. Credo che dobbiamo fare molta informazione questo mese che resta, insomma. Sì, non fermarsi al solo messaggio, sì. No? Un po' semplice che magari ti tocca in qualche modo la pancia, insomma, come sempre quando si deve votare. Ma per l'uscita di qual piace? È la mossa del cavallo più necessaria adesso? Io sono una rivoluzionaria, cioè nel senso e visionaria. Matteo lo sa, quindi io sono sempre pronta, se vogliamo, sì, fare cose, bene, diciamo, appunto, rivoluzionaria. E quindi qui non puoi dire siamo soltanto il 2-3, rimane tra di noi, non ti preoccupare. No, nel senso che a me piace una politica, insomma, che sia fatta bene, ecco. E dici due o tre mosse del cavallo, troppo pazzesco. Vabbè, sulla giustizia io diciamo che non ho condiviso. Un processo in tre anni. Ma processo che sia proseguito in tre anni. Cioè bisogna mettere prima nelle condizioni gli operatori della giustizia di poter svolgere e celebrare un processo in 3, 4, 5 anni. Quindi è inutile stabilire un termine se poi prima non ci sono le condizioni. Vabbè, però se uno ha un obiettivo, dopo si attrezza per raggiungere. Beh, una mossa del cavallo io vorrei ripristinare la prescrizione. Com'era prima, in che modo, insomma.
Sicuramente vorrei farla tornare. La prescrizione arriva un momento in cui lo Stato non può più esercitare l'azione penale perché è arrivato tardi. Sì. Perché lo stesso Stato dovrebbe, come dire, fare in modo che quell'azione, che quel diritto all'azione penale, sia per l'imputato che per la vittima, venisse esercitato in tempi ragionevoli. Sì, perché la verità è che sembra un controsenso, ma eliminare la prescrizione non ti garantisce una ragionevole durata del processo, esattamente il contrario, perché tu non hai più un termine, lo Stato non ha più un termine entro il quale devi obbligatoriamente darti una risposta di giustizia. Se adesso, dopo una media di 15 anni, lo Stato non è in grado di dare una risposta di giustizia, io credo sia appunto giusto che una persona possa essere lasciata in pace. In pace. Quindi è l'incapacità dello Stato, ma in questo modo non si va incontro all'imputato, ma nemmeno alle persone offese, perché una persona offesa ha tutto il desiderio di poter riprendere la propria vita, perché stare in un processo, nel proprio processo, è molto difficile, è comunque una sofferenza, cioè adesso ci metto un po' di pathos, di cosa personale, e quindi si desidera semplicemente poter così voltare pagina, e prima lo si riesce a fare con una risposta che sia giusta, ma non devo essere io persona a dire quale secondo me la risposta giusta, non è quello. Si sta nel proprio processo per dare un contributo alla propria verità. Questo è stare dentro per chi riuscirà a fare ordine nel settore della giustizia, credo farà un'opera di bene a questo paese. Non miracolo, no, un'opera di bene necessaria e anche urgente. Vediamo forse un'altra cosa si ridimensiona. Fondamentalmente alcune tangenti, vero? Un'altra cosa è che di queste ore avete visto che sono stati pubblicati i verbali che erano finora rimasti segreti del Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico è quell'organismo di tecnici che, quando è iniziata l'emergenza, quindi dal 31 di gennaio, l'emergenza in Italia nasce viene istituita il 31 gennaio, affianca l'organismo politico per guidarlo in quella tragedia che è stato il virus, che è stata la pandemia, che è ancora qua e abbiamo tutte le mascherine infatti e teniamole. Questi verbali sono stati tenuti segreti, sono stati pubblicati ieri perché la Fondazione Naudi, una fondazione quindi con tanto di avvocati, cioè noi giornalisti li abbiamo chiesti, ci hanno sempre fatto le gran pernacchie, perché erano appunto segreti. La Fondazione Naudi, con quindi un organismo riconosciuto con tipo 4-5 avvocati, si sono messi di buzza buona e hanno ottenuto che gli atti venissero resi pubblici. Ieri una parte, oggi un'altra parte, e insomma stiamo scoprendo una serie di cose. La prima domanda è questa: sarebbe stato giusto saperle nel durante o in quel momento la situazione, diciamolo pure, il panico era tale per cui è stato meglio gestirla con un po' di segreto, quel tipo di informazione? Ma non lo so, penso che forse la trasparenza sia sempre dovuta, soprattutto no, quando si prendono delle scelte di governo, tra virgolette, che sono molto anche invasive, no, della vita delle persone e in generale del paese. Perché è però stato giusto chiudere. È stato giusto chiudere. Vediamo come siamo noi adesso, vediamo gli altri paesi come stanno, Francia, Spagna, Inghilterra. Scusa se ti ho interrotto. No, è stato giusto chiudere, però credo che comunque, io poi non ho un'opinione, non so se è solo mia. Va bene dire che chiunque in quella situazione si sarebbe trovato in difficoltà e quindi forse nessuno poteva fare meglio o diversamente. Questo credo possa andare bene per una prima parte. Poi c'è stata una seconda parte, comunque il lockdown è stato molto lungo, parliamo di un lockdown praticamente nazionale che ha fortemente colpito l'intera economia del paese e quindi forse si potevano immaginare chiusure diverse o dare respiro. Ma esattamente quello ha scritto il Comitato Tecnico Scientifico, cioè il 9 marzo, che vi ricordate era stato un weekend famoso in cui si passò dalle chiusure, si passò dalla zona arancione tra Lombardia, Bassa Lombardia e Veneto,
al fatto che tutta Italia diventasse zona rossa. Quindi quel weekend che poi successe, la gente partì in tre, insomma un po' di panico ci fu, un po' di caos ci fu, perché poi fu dato un annuncio e il provvedimento divenne legge esecutivo 48 ore dopo, quindi quelle 48 ore bomba libera tutti. Il comitato diceva fate chiusure selezionate, cioè a seconda di come gira, a seconda di come va il contagio. E questa è stata una regione colpita, purtroppo. In quella prima fase è stata abbastanza colpita. Si diceva una partita, vi ricordate? Sì, però appunto, però il comitato diceva fate chiusure di volta in volta selezionate zona per zona. Eravamo in condizioni anche da un punto di vista strettamente psicologico di sopportare chiusure selezionate, secondo te? Secondo me andava gestita ancora meglio a un certo punto, perché ci sono state zone meno colpite, per esempio il Lazio, per fortuna Roma è stata poco colpita, e anche vero poi che andando avanti questa chiusura, forse necessaria, forse no, comunque si è prolungata tanto e non si pensi che non ci siano comunque conseguenze psicologiche in ciascuno di noi, anche chi comunque un lavoro ha continuato a svolgere pur con difficoltà, anche chi come me ha un equilibrio abbastanza diciamo consolidato, però in realtà le difficoltà e la frustrazione sono state tante, anche la preoccupazione per esempio nei confronti dei propri genitori, quindi di queste persone anziane che venivano quasi terrorizzate, come se per loro la vita non avesse una possibilità. Io questo l'ho trovato abbastanza riprovevole. Non ho apprezzato molte cose, devo dire, di questa gestione, ma prima fra tutte la comunicazione, perché la comunicazione deve essere innanzitutto e sempre istituzionale, con canali istituzionali. Non si può immaginare di fare una prima, ricordo, questa prima diretta Facebook alle 2-3 quarti di mattina, cioè tu non puoi comunque terrorizzare in qualche modo il tuo paese e le persone. Quindi l'ho trovata molto individualistica questa, diciamo, comunicazione in questa fase, perché evidentemente non c'era anche una chiarezza e anche facile chiudere tutto, è più difficile invece comunque gestire nell'emergenza. Quindi molte cose io non le ho apprezzate e ripeto anche una certa preoccupazione, e credo che comunque alcune scelte abbiano pesato tantissimo. Noi siamo stati i primi a chiedere le riaperture mirate, organizzate, pensiamo alla scuola, cioè non si capisce, la scuola è un tema enorme che a settembre sarà, ecco, quello è un altro dei temi che esploderanno veramente. Quindi è una delle mosse del cavallo che aspetta. Cioè, il problema è presto, quello che manchi sia veramente questa capacità di organizzare, cioè di governare, di gestire, di avere delle idee, di avere anche una certa lungimiranza, perché non possiamo pensare che dopo 3 mesi non si sa dove andare a parare. Quindi questo è, credo che una gestione così abbia in qualche modo accentuato ancora di più problemi economici e sociali, che pensiamo anche alla tenuta sociale comunque, cioè gli italiani che abbiano resistito fin troppo bene anche sul piano psicologico. Credo che poi i prossimi mesi saranno ancora più difficili sul piano appunto dell'economia e della ripresa. Ma tu pensi che questo fatto di questo, cioè, noi siamo un paese strano, no? Perché magari andiamo avanti, poi a un certo punto c'è qualcosa, la goccia che ci fa arrabbiare più del solito e quindi diciamo basta. Magari ci sono state cose più gravi prima, però l'abbiamo perdonato. Tu credi che questa cosa, io ci sto pensando da ieri, su questa cosa di questi verbali tenuti segreti, noi abbiamo il Presidente del Consiglio che credo che abbia fatto oggettivamente bene in quel momento, perché insomma io non auguro a nessuno dover governare un paese in quella situazione, no? Quindi anche errori che sono stati fatti nella comunicazione, diciamo, possiamo perdonare, perché è stata una cosa assolutamente inedita per tutti. Però gli piacerà anche. Sì. È brutto da dire, però. Vabbè, io adesso devo fare, io faccio la giornalista, devo fare la. No, però adesso arriva la domanda. Invece penso che questa cosa dei verbali tenuti segreti, credo che questa ci possa fare molto arrabbiare, possa far rivedere
vedere anche rispetto alle persone che sono state più tolleranti, più comprensive, più ragionevoli, credo che possa fare vedere il giudizio sul Presidente del Consiglio. Perché potrebbe essere una mossa del cavallo all'incontrario questa. È una domanda che ti faccio, se sei d'accordo, perché tenere i documenti segreti è sempre brutto, è sempre brutto. Lì parlavamo della nostra vita e del nostro quotidiano. Io ho molta fiducia negli italiani e credo che siano tutte persone al 99% ragionevoli. Quindi se tu avessi spiegato, tu avessi detto guardate, ci dicono questo, però io sono il politico, devo fare la sintesi e devo decidere. Avrei avuto tenere il segreto, e hanno insistito ieri nel tenere il segreto, perché anche il ministro Speranza si è un po' risentito al Senato quando gli hanno chiesto questa cosa. Tu credi che possa far scattare qualcosa, che possa essere quella cosa che Conte non si aspettava e che magari gli può andare contro? Potrebbe, perché secondo me quando lavori nella trasparenza fino a un certo punto, quindi quando la trasparenza non è poi così trasparente, può darsi che poi le persone hanno anche una maggior contezza di quello che realmente è accaduto, perché un conto è quello che si percepisce un po' anche stando lontani dalle televisioni, dai messaggi, come vengono veicolati, perché poi si sceglie benissimo come veicolare i messaggi alle persone attraverso appunto telegiornali, dirette Facebook, a questo servivano. Forse un po' di verità. Le conferenze stampa, vi ricordate, cominciavano alle 20, adesso c'è solo pochi minuti la conferenza. E poi le 9, le 10, le mezzanotte, prima di notte, cioè io pensavo, Dio, ho crollato il mondo, no? Infatti io avevo una volta a settimana, un giorno a settimana, avevo questi momenti di follia acuta, che vivevano di solito con le sue annunciate conferenze stampa. I miei genitori, poi, io li ho visti dopo 4 mesi, ogni giorno li chiamavo, dicevo una testa, come un po' un giorno qui, non che piangono, perché non mettevano più degli sfumi, però... Quello che a me ha pesato tanto è proprio questa comunicazione molto veicolata, ecco, che è appunto poco trasparente, poco nell'interesse generale, secondo me, anche nelle modalità. Anche alla fine, ricordo l'ultima, mi pare, conferenza stampa, siccome si riapriva il paese, lui l'ha fatta all'esterno. Nel cortile di Palazzo Chigi, c'era. Cioè, credo che questo sia anche un po'... Sembrava un po' di essere alla Casa Bianca nel giardino delle rose. Sì, credo che non sia, diciamo, istituzionalmente orientato, diciamo così, non vorrei dire cose che poi dopo non. Perché... Senti, invece che succede? Prego. No, io mi viene da pensare una cosa, che è forse del Movimento 5 Stelle l'idea della trasparenza, per mettere tutto in chiaro, no? Far uscire la verità da un modo che loro avevano da tempo. Signore mio, come si cambia? Sa, l'altra sera 5 Stelle ha fatto una delle sue assemblee perché loro hanno oggettivamente un problema, sono molto divisi, non hanno più una leadership. Queste assemblee, loro che erano quelli, vi ricordate, lo streaming, bla bla bla, eccetera, eccetera. Noi, disgraziati, per capire quello che succede qualcosa dentro queste assemblee, adesso dobbiamo stare appollaiati come dei polli, appunto, alle 11 di sera, su delle scalinate. Cioè delle cose che non sono accettabili, eppure le facciamo perché con loro non è che alla fine ti dicono è successo questo, abbiamo tratto questo, no, ognuno va via e nessuno parla, quindi è tutta una roba di rapina, sono diventati così, ma perché non hanno più una linea e quindi è mai... quello sarà un altro tema, ecco, ma infatti un po' forse. Approfitto della presenza di Lucia, perché poi lei ha a che fare vista lavorativo, tu ti sei resa conto di questa cosa, che è veramente difficile adesso capire cosa vogliono, dove vogliono andare sul MES, sulle casse integrazioni, sul recovery fund, sui piani tu hai capito chi sarà il referente loro per questa cosa? Ma non lo so, perché Di Maio, vediamo Di Maio che cosa, non so come si potrà muovere nei prossimi mesi. Io penso che il grande limite dei 5 Stelle sia proprio la loro ideologia, cioè loro sono vittime della loro ideologia, ogni volta ci cadono in piccole e grandi cose, perché sono partiti con degli annunci di un certo tipo, poi si scontrano con la realtà, ma fanno difficoltà a tornare indietro rispetto alla realtà. Noi in aula assistiamo a dei dibattiti, a degli interventi, loro veramente surreali, veramente surreali.
un po' anche sempre ecco, pittoreschi alcuni. Sì, grazie. E grazie. Quindi sono, credo che siano vittime di loro stessi. E poi quello che ho notato anche lavorando, ci sono dei bravi ragazzi, io diciamo che cerco più o meno, io li dico più o meno con tutti. Aspetta, però ti devo chiedere una cosa perché sì, hai alzato proprio la mano. Benvenuta. Ma tu ci credi, tu che stai lì dentro con loro tutti i giorni, credi a questa alleanza strutturata di cui parla il Partito Democratico, il segretario del Partito Democratico? Loro sono convinti di fare questa alleanza strutturata. Qui, ad esempio, nelle Marche non ho ben capito, loro avranno una propria lista, non avranno una propria lista, quindi vanno per conto loro. Ma in coalizione col centro-sinistra ancora non si sa. Da soli. Quindi forse la risposta è già arrivata, insomma. Però tu nel perché poi si dice, no? Molti tuoi colleghi dicono, no, ma guarda, poverini, presi uno per uno. Ma allora, il tema è che innanzitutto non ha, ripeto, un atteggiamento acritico, nel senso che anche sui temi di giustizia loro non hanno mai un'opinione, che può essere anche individuale. Cioè, di una proposta penserai qualche cosa, per loro va sempre bene, diciamo, a livello esteriore va sempre bene, e quindi non c'è una dialettica, ma evidentemente non hanno possibilità di dialettica. Poi immagino che il loro interno invece sappiamo che ci sono diverse posizioni, ci sono anche degli scontri. Per quanto riguarda PD e 5 Stelle, io per quello che vedo, per quello che vivo, io vedo che vanno molto, vanno molto d'accordo, cioè si sospende, io posso parlare per la mia commissione, si sostengono e quindi diventa. Ma si sostengono che 4-5 che comandano le commissioni? Nei provvedimenti, io partecipo a tutti i vertici di giustizia e quindi insomma hai anche un riscontro sia Senato, sia Camera, insomma mi pare che l'orientamento ci siano poche critiche, comunque se vengono fatte sempre in un modo abbastanza, come posso dire, velato, ecco. E quindi la fatica anche nostra, mia in questo caso, è invece di parlare chiaramente, cioè dire esattamente quello che pensi che non ti va bene, sei un po' sola, siamo un po' soli in questo, quindi in realtà io mi vedo che si trovano. Quindi se una volta che questa alleanza strutturata è possibile? Ma se poi vogliono farla strutturata, io onestamente non so come, cioè poi dipende ciascuno, anche il PD che cosa ne pensa di sé. Come? Arriva Bonaccini o la Mancinelli? La Mancinelli, adoro Mancinelli, non è qui. Bonaccini non lo so Bonaccini. Sarebbe molto interessante. Bonaccini sarebbe un'altra. Anche la Mancinelli, ragazzi, a vero. Prego. Stiamo prendendo tempo con quei disgraziati non sia colpa sua, noi abbiamo trovato due incidenti, abbiamo fatto la strada da Roma. La conosciamo perfettamente. 10 minuti e poi quando arrivano mettiamo qua, non lo liberiamo più, prometto. Non catene. Non è solo lei, signora, non si preoccupi. E anche i posti in politica, insomma, per averlo seguito. Però li ritroverà. È molto interessante il dibattito che avete fatto questa sera, perché vorrei farlo conoscere a voi, che chi sta in Parlamento e i giornalisti. Noi non dibattiamo più, il popolo non parla più. Non ci sono più spazi della politica, perché tutte le decisioni che vengono prese sono prese a livello apicale. Anche da noi, nelle piccole Marche, 1,5 milioni di abitanti. Però quello dipende da voi, signora. No, non dipende da noi, perché. No, dipende tutto da noi. Se in certi posti non ti invitano, se non fanno iniziative pubbliche come queste, in cui è possibile intervenire e quindi incidere nel dibattito, poi è difficilissimo. Per esempio, i discorsi che facevate sui 5 Stelle, c'è un popolo fuori che non sa chi veramente sono oggi, perché sono state una grande speranza, perché contro la casta, un sentimento di contrarietà che c'è stata anche generale per loro.
riforma costituzionale e poi è andata a comandare. Esatto. Però la riforma era per quello. Come? Ma noi l'abbiamo condivisa questa cosa, soltanto che adesso ribadisco il popolo anche su questa cosa del referendum, non ne parla nessuno. Infatti su questo io credo che, ma ne parlavo prima venendo in macchina con gli organizzatori, il tema referendum, guardate, è un tema delicatissimo. Un po' difficile, ma credo che a tutti noi interessi possa interessare approfondire anche questi aspetti, perché poi veramente una volta fatto, cioè tornare indietro è difficile. Adesso, scusa Lucia se faccio una piccola parentesi, adesso c'è qualcuno che come dire, spinge la discussione sulla legge elettorale, è una fake news questa, perché la legge elettorale è una legge ordinaria, un Parlamento lo può fare in 3 mesi, una riforma costituzionale no. Allora noi quella ce la ritroviamo sul collo e non ce la togliamo, perché poi soprattutto con un Parlamento che sarà ridimensionato in questo modo e con dei sistemi elettorali che non si capisce qual è, e poi insomma attenzione che è un passaggio molto delicato, quando si dice c'è un allarme per la democrazia, io stavolta devo dire sono abbastanza d'accordo. E quindi e poi nelle regioni piccole come le Marche si sentirà ancora di più. Poi rischiate di rimanere senza rappresentanti. Rischiate di restare senza rappresentanti. Voi siete una terra che negli ultimi anni ne ha viste di cotte e di crude, terremoti, cioè avete, tra l'altro sapete che è stato prorogato lo stato d'emergenza nel decreto che va adesso in Consiglio dei Ministri, doveva andarci a luna, ma insomma ci andrà a luna di stanotte probabilmente. C'è la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre, quindi voi siete una terra che ha avuto bisogno in questi anni di interloquire, non dico giorno per giorno, ma settimana per settimana. Dopo, non so, forse uno, due, non lo so, e uno o due rischiano di essere una sola parte politica, tra l'altro. Quindi, attenzione. Senti Lucia, ma che succede il 14 settembre? Non lo so, cosa succede? Si va anche con le rotelle, si va... Mi importante che l'abbia capito chi lo deve capire, no? Ma se non hai capito che sta in Parlamento è difficile, non l'ha capito nessuno. No, non ho capito esattamente questi banchi con le rotelle, perché cioè non ho capito davvero adesso. Poi il bando è stato fatto, allora auguri, poi se vogliamo, ma abbiamo lavorato. Il preside di un liceo di una cittadina della Puglia chiama la ministra Azzolina, a me piace il ministro, però insomma, chiama il ministro Azzolina, gli dice guarda, io ho la soluzione, ho io in classe questi banchi con le ruote. Non si preoccupa di dire chi li può eventualmente fornire, però c'è questo innamoramento, proprio così, un colpo di fuoco. Ma che ne so, gli ha detto sto preside. E lei l'ha detto. E lei ha detto, sì, facciamo questo. Dopodiché non c'è nessuno che li produce. Ora hanno ordinato 3 milioni di banchi. Perché ha fatto senza bando alla fine Arcuri? No. Certo. No, ha fatto le chiamate dirette. Ma non c'era tempo per fare diversamente. Ma perché? Sì, ma no, ora... Ma che vantaggio hanno le ruote? Tra voi c'è qualche insegnante? Io. Io l'ho detto. Adesso venite qua uno per uno. Ora vi faccio una domanda. C'è una dirigente. Non me ne vogliate però, per favore. No, ma non si potevano fare doppi turni a scuola? Mattina e pomeriggio, e in questo modo risolvere la questione dei banchi, dei spazi. Ma che senso c'hai le rotelle? Non c'ha senso. No, sto parlando di doppi turni a scuola, mattina e pomeriggio. C'è una dirigente scolastica. All'estero si alternano per esempio. La questione dei doppi turni è proprio l'ultima razza. Quale motivo? Ci sono delle scuole, la mia per esempio, ha quasi tutte le aule adeguate. Quindi qual è la razza? I genitori farebbero fuoco e fiamme, perché i genitori che vanno a lavorare, come fanno ad avere i bambini che fanno tempo? No, ma il doppio turno che io stupidamente chiedo venia pensavo, siccome il problema è il distanziamento e il problema è evitare che si creano, no?
nell'ingresso, nell'uscita, nelle classi, che non ci sia distanziamento sociale. Tu una classe di 25 ragazzini la dividi 12 da mattina e 12 il pomeriggio, l'insegnante deve lavorare, con allora piuttosto raddoppia gli insegnanti. Ma adesso dice che ne assume 84.000, che fanno questi 84.000? Sì, ma io, noi tutti ci auguriamo che sia temporanea questa cosa. Perché lei è convinta che andremo di nuovo in lockdown? Io non so. Tenderei ad escluderlo. Non si farà più. Ci saranno delle chiusure selezionate questa volta, ma non ci sarà più la chiusura nazionale. Occupare credo intere sessioni del lavori parlamentari, no? Non quello dei dati a se voi andate a fare una statistica, perché poi ci noi si vive su una su 100 marzo penso, credo, e ne abbiamo ordinati banchi, noi abbiamo ordinato banchi monoposto di legno, ma che costano 50 euro. Quindi è una è così, è un parlare di questi banchi che sicuramente non sono adatti né. No, ma credo che non arriveranno i banchi come ne arriveranno pochi, nemmeno le mascherine. Allora però la domanda a questo punto per Lucia è immediata. Ci sarà un impasso di governo dopo le regionali? Vediamo, vedremo anche questo, cioè, sicuramente. Ci sono dei ministri che non sono, ci sono dei ministri adeguati? Secondo me. Lo puoi dire, secondo me Lucia, però io non conto niente. Vabbè, no, te conti, te sei dei voti, quindi sì, conti. Sì, perché come ho detto io sono una rivoluzionaria, quindi io sono sempre pronta. Secondo me non, non per me, cioè ne vedo. Beh, sicuramente il tema scuola avrà una prova grande a settembre, quindi vedremo. No, la gogna no, la gogna è una brutta parola, non la usiamo per nessuno. È un signore che guadagna a sufficienza per godersi una pensione dorata, diciamo, cosa che molti di noi non si goderanno. Non ha senso. Prego. Grazie.
degli investimenti, dei soldi che arriveranno dall'Europa saranno per la banda larga ovunque, in tutto il nostro magnifico paese, che però ha una, noi siamo un paese meraviglioso, ma abbiamo una conformazione orografica, no, collina, montagna, pianura, lago, insomma, quindi non sarà semplice, però l'investimento maggiore sarà proprio su quello. E a quel punto, però posso dire, ora io mi rendo molto odiosa, lo so, ci sono degli insegnanti che neanche hanno fatto la, come dire, neanche ci hanno provato a accendere un computer, eh? Ci sono. Saranno, sono sicuramente. Sono per venire. Stati sicuramente degli eroi, la maggior parte, per questo eroico, e ci sono stati qualcuno anche, comunque è giusto non parlare del 3%, perché il 3% non qualifica. Poi il tema della chiusura delle scuole in realtà a cascata va sulle famiglie, sulla gestione delle famiglie, quindi del lavoro, i carichi di lavoro e anche comunque i figli, perché questi ragazzi non hanno possibilità di interagire, si creano delle disuguaglianze, perché tutti hanno le stesse possibilità anche rispetto alla didattica a distanza, quindi è un tema enorme che ha delle ripercussioni su tutto, quindi è stato molto, cioè anche drammatico secondo me, e non saperlo gestire ancora oggi forse ancora peggio. Non so se Matteo, chissà, sì, sì, sì. Io?